Amici di Telegera, del quotidiano di Gela, ben trovati con questa nuova puntata dell'Indiscreto. Oggi trattiamo argomento che a prima vista può sembrare anche abbastanza complesso, ma un argomento che io definirei non solo interessante, ma anche stimolante e intrigante, perché malgrado quello che possiate pensarne inizialmente, è un argomento molto attuale e che coinvolge un po' tutti noi. Oggi parliamo di grafologia, ma attenzione, non pensate subito alle cose più banali e superficiali. Il grafologo non è un cartomante, non è non c'entra niente con l'occultismo, assolutamente no. È una materia scientifica molto seria, molto delicata, che serve anche tantissimo in ambito giudiziario, perché serve spesso a risolvere anche cold case, come piace chiamarli a quelli che si occupano anche di sceneggiature filmografiche. Lo facciamo con un ospite, con un esperto del campo, con una grafologa che già il nostro Michele ha inquadrato con questa prima inquadratura larga, che saluto subito, la dottoressa Nancy Genovese. Buonasera, dottoressa. Buonasera a voi, buonasera a voi. Nancy Genovese è grafologo giudiziario, lo leggo, e anche grafo analista, oltre che un perito e consulente del tribunale di Gela. Leggo anche che socio e membro dell'AGP, che è l'Associazione Grafologi Professionisti in Italia, quindi è un'associazione che racchiude Di categoria. questi esperti, possiamo dire. E l'avete appunto sentito alle mie parole, è anche un consulente proprio del tribunale, quindi viene chiamata, credo, dalla parte inquirente, dico bene, soprattutto, anche dalla parte giudicante, la parte inquirente, quindi procura soprattutto a Assolutamente come svolgere consulente d'ufficio, ma anche come l'ufficio. consulente di parte Ah, laddove c'è anche di necessità di parte. difendere l'assistito. E quindi spesso il suo lavoro è determinante per definire alcuni casi delicati. Però, visto che parliamo di un argomento non consueto, non parliamo di politica, di sport, di spettacolo, Oggi no, oggi no, vi è prego. giusto che con la dottoressa Genovese vi diamo una pillola di cosa è la grafologia. Ma intanto appunto la grafologia già si diceva all'inizio non è arte divinatoria, sebbene ancora c'è qualcuno che insiste ad avvicinarsi al grafologo e a chiedere cosa magari predice rispetto alla propria scrittura, cosa si può predire sul futuro, non è questo. La grafologia è piuttosto una scienza che si avvale di strumenti specifici e di tecniche specifiche proprio per osservare ed analizzare la scrittura. Io porto sempre l'esempio, la frase di uno dei massimi esponenti di grafologia francese, sebbene ce ne sono tanti padri precursori, ma lui con questa frase poesia barra poesia, perché per me è poesia, riesce assolutamente a centrare il significato vero e diretto della grafologia quando lui dice la penna, quindi lo strumento, sta all'azione dello spirito, proprio come lo sfigmografo sta alle contrazioni e alle condizioni del cuore, sia l'uno che l'altro danno il disegno dell'attività. Questo perché? Cosa voleva dire con questa frase? Voleva dire che la scrittura dell'uomo è un encefalogramma naturale in cui si registrano i moti interiori, in cui si registrano le tendenze innate dell'uomo. Quindi il grafologo analizza la scrittura e vede attraverso questa scrittura, questo encefalogramma, cerca di risalire a quelle che sono poi le caratteristiche salienti e anche alle condizioni di spirito appunto dell'uomo che scrive. Diciamo che si tende a credere che quando qualcuno scrive lo fa semplicemente, E in invece maniera no. oggettiva, utilizzando le dita e utilizzando Invece la mano. l'anima viene fuori attraverso la scrittura, No, possiamo dirlo. perché l'atto proprio scrittorio è la L'atto sintesi di finale, no? tutte quelle forze. Sì, nella fase finale c'è appunto questa periferica che sono mani, braccia e dita, ma c'è intanto l'intelligenza, perché l'intelligenza va a formulare il pensiero, poi c'è la volontà dell'atto esecutore stesso, poi ci sono i sistemi muscolari, cerebrali, gli stati d'animo. Diciamo che dentro la scrittura ci sta un po' tutto. Io non so se vi è mai capitato, che so, da giovane, di volere scrivere una lettera, che so, all'innamorato oppure all'innamorata. Allora cosa si fa? Intanto si assume un approccio diverso, un atteggiamento Si diverso cerca anche di usare col una quale grafia particolare, si più cerca di usare una scrittura sdolcinata, più sdolcinata, nel senso proprio arrotondata, più ecco, con tutti quei. arrotondata. Certamente più lenta, comunque si bada meno alla forma, molto più alla forma e meno quindi al movimento, cercando di dare grazia a questa scrittura. Anche in quello c'è un'attitudine. Quando noi scriviamo involontariamente e inevitabilmente abbiamo un'attitudine, abbiamo un approccio con il foglio.
E da questo ne viene fuori questo encefalogramma. Io sintetizzerei dicendo banalmente: dimmi come scrivi e ti dirò chi sei. Lo faccio in maniera molto sintetica. Esatto. Passiamo invece alla parte seria. Sì. Essendo consulente del tribunale, le chiedono appunto di andare a verificare attraverso appunto un esame di grafologia anche di una persona sottoposta ad indagine e di stabilire, perché no, addirittura se questa persona, leggo in questi nostri appunti, ha la tendenza a delinquere. Fino a questo punto si può arrivare con un'analisi della scrittura? Allora, il grafologo ha la possibilità, la scrittura ci dà sicuramente al grafologo la possibilità di vedere la psiche dell'imputato e se ci sono eventuali devianze. Ma all'interno di un tribunale non subentra il grafologo. Io non entro come grafologo, entro come perito, sono due cose diverse. Il perito non può assolutamente scrivere e dire qualcosa a proposito della tendenza a delinquere, non lo deve fare. Sarebbe un'illazione vera e propria. A tal proposito io vorrei appunto citare l'articolo 220 del codice di procedura penale, che proprio definisce l'oggetto della perizia in ambito penale, quando dice ad un certo punto, leggo testualmente, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità, la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Quindi il perito in ambito giudiziario, quindi non più il grafologo, ma il perito grafologo in ambito giudiziario, è chiamato semplicemente, scusate, all'analisi e alla comparazione di una scrittura. L'analisi perché? Deve accertarne semplicemente, perché questo gli viene domandato dal giudice, se quella scrittura, quindi la scrittura riferibile al soggetto indicato, è autografa, quindi è vera, è autentica, oppure apocrifa, quindi non autentica piuttosto falsa. E rispetto a quest'ambito di indagine, poi il perito, il grafologo peritale, è chiamato principalmente ad attribuire o no la veridicità di una scrittura sui, per esempio, sui testamenti, sulle firme, sulle sigle, sulle lettere anonime, tutto ciò che è scritto dall'uomo, insomma. E proprio sui testamenti mi dà un assist, perché questo è un altro argomento delicatissimo che coinvolge spesso tante famiglie in cause anche giudiziarie, perché quando c'è un testamento. La prima cosa che la prima reazione quando una parte non è contenta del testamento: ah, quello è un testamento assolutamente contraffatto, non veritiero, oppure ancora peggio è stato costretto sotto minaccia a scrivere quelle parole, lo impugniamo, lo contestiamo. E quindi quali sono le domande più frequenti che le vengono svolte quando c'è davanti appunto questo tipo di contestazione, quando si parla di testamenti che vengono ritenuti? E intanto le domande che ruotano attorno al testamento sono tante. Cos'è, come si fa, come si redige, quali potrebbero essere gli eventuali beneficiari nominabili, quali rischi si corrono, come si può tutelare. Le domande che invece sono quelle che al perito interessano di più è nel caso di un testamento, nel testamento nullo annullabile, quindi quando è annullabile. Cioè viene chiesto al perito in quali casi e se ci può essere la possibilità all'interno di un testamento, se ci sono appunto delle anomalie che poi ne inficiano, ne invalidano appunto l'atto stesso. Questo perché? Partendo dal presupposto che il testamento è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e autonomamente la propria volontà, è un atto revocabile. Con il quale taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di disporre appunto dei propri beni. Della propria volontà, per questa ragione, ai fini del rispetto del cosiddetto principio di autodeterminazione, l'articolo 602 prevede tre requisiti essenziali affinché il testamento sia valido, e sono tre: l'autografia, la data e la sottoscrizione. L'autografia perché il testamento deve esclusivamente essere scritto dal testatore, esclusivamente, e solo a lui deve essere riferibile. Ad esempio non possono essere utilizzate, che so, macchine da scrivere, computer, stampe, benché meno mano guidata. La data è importantissima, la data è inserirla, perché intanto va a collocare proprio il periodo nel quale, il temporale, giorno nel quale questo testamento, questa scheda testamentaria è stata allestita, e ci dà indicazioni. Intanto, in presenza di più atti complementari, fa fede la data più recente, quindi l'ultimo testamento vergato. E poi, anche da un punto di vista peritale, quindi laddove potrebbe essere inficiato insomma il testamento stesso, è la possibilità che nella data, in quel periodo, il testatore
era incapace, per esempio, di intendere di volere. Ecco, quindi è importantissima la data. E infine la sottoscrizione, perché va ad individuare il soggetto testatore, a lui fa fede e lui comunque deve firmare. Il compito del perito appunto è quello di accertarsi che tutti questi tre requisiti siano fondamentali e che ci siano di un testamento ordinario e che siano soddisfatti, perché la mancanza di un principio appunto può invalidare il testamento. Io vorrei portare un esempio. Ci sono casi nei quali, per esempio, il testatore per un'incerta condizione di salute o semplicemente perché non ha cultura, ecco, non sa scrivere, potrebbe richiedere l'ausilio di una terza mano o di qualcuno che scrive per lui. Già questo requisito, poiché viene a mancare dai tre requisiti dell'articolo 602, già ne invalida. Tranne che si faccia davanti un notaio, questo potrebbe essere fatto davanti un notaio, neanche sarebbe valido. Sto parlando di un testamento ordinario. Ah, ordinario. Nel testamento ordinario deve essere di proprio pugno, non ci deve essere un'altra mano, non c'è, salvo appunto indicazioni diverse, condizioni diverse nel caso di un testamento pubblico. Io volevo chiederle invece, proprio su questo argomento, quando si analizza appunto la scrittura di una persona, per esempio in questo caso i testamenti, allora uno credo che vada anche a fare un tipo di comparazione con altre scritture della stessa identica persona, però c'è la variabile età. La scrittura di una persona di 20 anni, 40 anni, 60 anni, 80 anni potrebbe anche cambiare, soprattutto di fronte a nuove patologie, perché io mi chiedo, una persona che scrive un testamento o qualcosa davanti, che so, al morbo di Parkinson o ad un anche Alzheimer, non so quanto possa essere attendibile, in quel caso cambia tutto il lavoro da voi svolto, tutta la valutazione anche di un perito, perché lì siamo di fronte a dei casi piuttosto particolari, difficili anche da... presumo da... Beh sì, in presenza di patologie assolutamente sì, infatti quando il perito grafico comunque deve analizzare un testamento sicuramente deve sempre investigare, quindi raccogliere delle testimonianze, conoscere, venire a conoscenza di eventuali patologie, quindi leggere delle cartelle cliniche, sapere quali farmaci sta assumendo, di cosa sta soffrendo, questo assolutamente sì, tant'è vero che spesso il perito, io per esempio come perito mi avvalgo sempre dell'ausilio di un medico, nella fattispecie, per esempio, collaboro spesso io con la dottoressa Granvillano, noto neurologo e geriatra, Lilia Granvillano, clinica Santa Barbara, dell'ospedale di Gioia adesso. Ah, adesso ospedale. Dico, leggiamo insieme il testamento perché le due analisi vanno di pari passo. Allora, sì, nel caso di una presenza di patologia, assolutamente si deve fare riferimento a questa, si deve conoscere, si deve sapere, e quindi questo esame, questa indagine diventa, va diciamo a due binari. È quello strettamente peritale, mirato al confronto delle scritture, e l'altro, quella di analisi della patologia stessa in riferimento alla scrittura, perché la patologia c'è nella scrittura. Salvo diverso invece è quando si fa l'analisi sulla scrittura a proposito di testamento, no? Salvo diverso quando si fa l'analisi su un testamento di una persona avanti con gli anni. Allora, in quel caso bisogna considerare, oltre a chiedere queste informazioni, ma tenere in considerazione anche altre condizioni completamente diverse. Si pensa, si scivola nello stereotipo che, soprattutto in alcuni periti, insomma alcuni miei colleghi lo fanno, che quando il perito ha davanti la scrittura di un anziano, debba per forza trovarsi davanti alla scrittura invecchiata, ad una scrittura invecchiata. Non è sempre così, cioè questo è uno stereotipo. Terenzio diceva, senectus ipsa est morbus, la vecchiaia è di per sé una malattia. È uno stereotipo, non è sempre così, non è assolutamente così. Lei ha portato delle immagini esplicative che possono aiutarci anche a comprendere meglio di cosa parliamo, anche dei casi proprio di scritture che sono stati analizzati, anche degli esempi di grandi persone, quindi sì, noi li definiamo superagers, sono quelle persone che nonostante hanno un'età avanzata, non rientrano nello stereotipo di scrittura invecchiata. Se noi, per esempio, io ho l'esempio, ho portato l'esempio di un'immagine di Rita Levi Montalcini,
Ah, per esempio. L'immagine 1. Per esempio. No, l'immagine 1. Intanto questo commentiamolo. Ma intanto sì, questo è bellissimo, perché lei ad un certo punto dice, ecco, quando si sta all'interno di un, che so, quando si ha un approccio totalmente diverso con la proprietà, quando si ha un atteggiamento completamente diverso, questo è un esempio di invecchiamento, di successo che deve essere di esempio per tutti. Lei dice, ho perso un po' la vista, molto l'udito, alle conferenze non vedo la proiezione, non sento bene, ma penso più adesso di quando avevo 20 anni. Il corpo fa quello che vuole, io non sono il corpo, io sono la mente, quindi l'attitudine è completamente diversa, l'attitudine è totalmente diversa rispetto a quella che di solito si ha quando si ha una certa età. L'immagine 1 volevo, ecco, a proposito di Rita Levi-Montalcini, questa è la sua scrittura, cioè se il perito dovesse immaginare di doversi trovare davanti alla scrittura, ad una scrittura invecchiata, qua nella fattispecie, 88, lei aveva, qua aveva 79 anni, 79, nel 1988. Qua aveva 79 anni, e noi la vediamo questa scrittura, c'è cioè una scrittura, adesso io la guardo da perito, con gli occhi di perito, ne possiamo anche parlare insieme. Perché no? È una scrittura dinamica, è una scrittura dove c'è movimento, dove ci sono tutte quelle ricombinazioni. Posso dire anche vitalità, perché sì, sembra... Sì, c'è la vitalità, il tratto è bello pieno, comunque ci sono poi queste acuminazioni, no, che vanno... se noi vediamo questa scrittura si definisce gladiolata, cos'è una scrittura acuminato-gladiolata? È una scrittura che parte larga dall'inizio del rigo e finisce a punta, è tipica di una persona con la mente acuta, che riesce a entrare nell'animo umano e riesce a comprendere con analisi e con agilità mentale appunto quello che c'è da vedere. Quindi cioè, è sicuramente una scrittura di una persona che ha una vitalità mentale assolutamente ottima, ecco perché fa parte dei cosiddetti super agers. Ora, oppure per drammatizzare, vorrei dirti, per drammatizzare, adesso chi si riconosce in parte questa scrittura è convinto di essere una Rita Levi-Montalcini. Oh, guarda, lui è una persona veramente molto acuta. Magari, perché ma chi no? Lo sa, chi lo ma sa? Ma per chi lo sa? Perché se ha queste caratteristiche vuol dire che ci sono le stesse tendenze. Sicuramente le persone che scrivono in maniera così vivace sono delle persone che hanno vivacità. Sicuramente delle persone che scrivono in maniera così spedita, che hanno questi tagli, adesso ci sarebbero un miliardo di cose da dire. Se noi proviamo a vedere la scrittura, per esempio, numero uno, anche quella di numero due, di Andrea Camilleri, per esempio, la scrittura di Camilleri, qua lui scrive, ecco, lui qua scrive a 78 anni. Anche lui, infatti c'è questo approccio al foglio che è molto sicuro, comunque pieno di entusiasmo, è una scrittura grande, ci sono delle grandi doti di comunicazione, di socievolezza, di estroversione, è una scrittura che esprime ricettività. È tutto perfetto, sembra quasi una prosa, è tutto bellissimo, è fermo. Non poi è anche come, io parlo non è anche tipo di margini laterali, no? Sono perfetti, come sì, se ci fosse una griglia immaginaria. Sì, questo è un atteggiamento di molto rispetto, questo è l'uomo di altri tempi, quel rispetto, quando si dà la parola, quando si parte da un principio e si porta avanti quel principio, il margine a sinistra, il fatto che sia così ben tenuto, diciamo noi, ben tenuto, è di una persona comunque risoluta, una persona che sa bene quello che fa e che tiene alto i suoi principi. Ecco, questo è un esempio per tutti anche della prova che è possibile invecchiare conservando comunque la propria autonomia ed un cervello funzionante attraverso una regolare attività fisica e quant'altro. Solo che non è così per tutti, esatto. Non è assolutamente non così per tutti. Non tutti sono Rita Levi-Montalcini e Andrea Camilleri, esatto, infatti ecco, questo possiamo dire. Se noi andiamo all'immagine 5, per esempio, ci andiamo subito, così la commentiamo insieme. Ecco, questo è un atteggiamento diverso. A me, io quando guardo questa scrittura, questa è una scrittura che io feci vergare in occasione di un saggio grafico a questa signora che non era neanche grande, molto grande, aveva 68 anni rispetto ai 79 di Montalcini e di 78 di Camilleri. Questo è l'esempio chiaro, questa è una scrittura di una quasi anziana, diciamo, colpita dalla depressione, e c'è la perdita del brio ideativo. Questa è la tipica scrittura che io ho davanti quando, per esempio, non so se vi capita mai di chiedere ad una persona anziana come vi sentite, e rispondono come gli anziani. Sì, questa è la classica scrittura appunto di una persona che si lascia trascinare proprio da questo stato d'animo di vecchiaia. Questo rigo che va a scendere sulla destra, che va proprio
E anche questo è un segnale questo preciso? Sì, questo è un segnale di perdita di sfiducia, di depressione, di perdita di stimoli. Il problema è uno, se noi continuiamo a guardare questa scrittura del Saminarla, quando Terenzio, no? Il Terenzio della vecchiaia, la vecchiaia è una malattia, punto e basta. Quando lui si è fatto trascinare dall'improduttività a cui porta il tanto temuto autunno della vita, in realtà parlava proprio del fatto che il vecchio ha questa tendenza a lasciarsi abbattere, proprio come gli alberi quando si spogliano in autunno e cadono le foglie. Quindi e aspettano, diciamo, il crepuscolo. Assolutamente sì. Tolstoi diceva che la vecchiaia è la più inattesa tra tutte le cose che possono capitare ad un uomo, come quasi fosse una disgrazia. E noi come periti andiamo a considerare proprio quell'aspetto emotivo, quell'aspetto psicofisico che in qualche modo, come abbiamo visto nella scrittura, caratterizza appunto l'uomo, caratterizza più il suo approccio alla vita. Certo, lei ha preso però anche degli esempi molto estremi, no? Dalla Montalcina Camilleri ad una persona di una certa età che è una persona estremi proprio assoluti. Assolutamente, fortunatamente ci sta in mezzo. Io ho portato questi due esempi estremi per far capire, quindi dalla parte del perito, no? Per far capire che sì, è vero che non sempre, non si deve scivolare nello stereotipo che quando ci sta la scrittura di un anziano bisogna guardare, vedere, cercare la scrittura vecchia. Però è anche vero che la scrittura invece di un anziano che si comporta d'anziano, come pensavano i latini, quindi con quell'atteggiamento di abbattimento emotivo, comunque ha la perdita del brio ideativo. Se noi ricordiamo l'ultima scrittura che abbiamo visto, cosa è la differenza dalla scrittura precedente? Faccio un esempio, così almeno sono più chiare. Ecco, cos'è il brio ideativo? Qual è la differenza tra l'ultima scrittura, per esempio, e la scrittura di Camilleri o dei Super Edgers? Qual è la differenza? Immaginiamo che una persona deve affrontare una corsa ad ostacoli, deve affrontare questo percorso. Allora, ci sono quelle persone che fisicamente hanno quell'agilità, no? Hanno quell'agilità, e quindi di volta in volta, senza neanche pensarci, man mano che si presenta un ostacolo, decidono di saltarlo, di passare sotto, di fare, che so, delle capriole, a ciascuno il suo modo originale, insomma, di superare la stanza. Però lo fanno velocemente, lo fanno durante la corsa. Questo denota agilità fisica e non solo, anche capacità mentale, agilità mentale, perché riuscire a trovare subito una soluzione, come diciamo noi in termini di marketing, problem solving, il fatto di trovarla subito nell'immediato, comunque presuppone, oltre ad un'agilità fisica nel caso dell'ostacolo fisico, anche una certa agilità mentale. Il brio ideativo che si perde nella scrittura di un anziano che è sfiduciato è la perdita di questa agilità. Quindi, ritornando alla scrittura 5, noi abbiamo una persona che di fronte ad un ostacolo si arresta. C'è una lettera. Sì. Cos'è? Questi ostacoli nella scrittura come si possono paragonare? Al modo di ricombinare una lettera con l'altra. Per esempio la F e la I. Quando io mi devo chiedere come metto F e I insieme, come li posso mettere? Nel momento in cui faccio le mie ricombinazioni originali, comunque sto affrontando l'ostacolo, qua c'è un problem solving. Invece in questo caso non ci sono, c'è la perdita di brio ideativo, perché non ci sono quelle noi chiamiamo ricombinazioni, non c'è un modo di collegare le lettere, c'è solo un arresto. Quindi si scrive una lettera, ci si arresta. Poi se ne scrive un'altra, ci si arresta. Quindi proviamo ad immaginare quest'uomo in questo percorso di corsa ad ostacoli. C'è un ostacolo, si ferma. Fa il giro, ne trova un altro, si ferma. Fa il giro e questa perdita di agilità mentale, questa perdita di problem solving, che poi caratterizza appunto la condizione dell'uomo di terza età. Questo perché? Perché c'è questa condizione di poca fiducia nelle proprie possibilità, determinato certamente anche dall'ipocinesia, ossia dal rallentamento, dalla riduzione dei movimenti spontanei del corpo. In buona sostanza si ha poca voglia di affrontare un nuovo ambiente, c'è il rifiuto a modificare il proprio stile di vita, cioè comunque si perde l'entusiasmo, la forza, la velocità, l'entusiasmo. Ad accettare anche probabilmente anche l'età, esatto, che avanza, la propria condizione diversa, esatto, da quella passata. Esatto. Quindi il perito, quando si trova davanti a queste scritture, deve durante nella fase di indagine, quindi durante tutto il processo investigativo deve chiedere ai parenti o comunque a chi, se si tratta di un deceduto e quindi di un testamento, no? ai congiunti deve chiedere in che condizioni versa. È da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista emotivo. Poi abbiamo delle slide invece un po' più impegnative, che riguardano più che altro il lavoro di perito giudiziario, perché hai apportato anche due esempi di scritture che sono
mano guidata. Con mano guidata significa appunto idee coercitive, manomesse, insomma, indicate sotto minaccia o insomma addirittura con la mano guidata. Sono due esempi che possiamo sotto minaccia. Da sotto minaccia, non è... No, dico sotto minaccia io... Bisogna capire le condizioni. Le condizioni, beh, se sì. Una persona dice devi scrivere che dai tutto a me, la tua vita allora, è tutta mia. Il fatto è che soprattutto il testamento, se noi torniamo sul testamento, è da sempre comunque un documento foriero di lite e discordie, quindi accade spesso che qualcuno viene dal consulente e dice mi dica, ma qua l'ha aiutato qualcuno? C'è la mano guidata, e allora in quel caso bisogna rispondere. Io in realtà ho portato un esempio, ma un esempio di un caso semplice eclatante nel quale documento questa mano guidata è visibile. Se noi infatti vediamo l'immagine 6, questo è un argomento interessantissimo. Esatto, questo è l'esempio di un testamento. Ecco, qua mi viene chiesto se c'è l'ausilio di mano guidata. Io vorrei tenere un attimo questa immagine. Mentre c'è questa immagine, vorrei raccontarvi giusto una cosa a proposito del testatore. Ti interrompo, ovviamente noi, grazie a lei, abbiamo cancellato le parti in cui poteva essere riconosciuta la persona. Non sono errori quegli spazi bianchi, ma è una scelta di privacy. Meglio sottolinearlo. Assolutamente. Sì, allora, io volevo dire, in questo caso... È un caso reale, insomma. È un caso reale. Io avevo davanti questo testamento. Chiaramente, come mia prassi, io chiedo come stavano, perché se c'è la mano guidata, io devo sapere se ci sono dei tratti sofferenti, che sono quindi testimoni di uno stato di salute precario oppure no. In questo caso, nella fattispecie appunto, il testatore era stato proprio da pochissimo, questione di 2 giorni credo, se non ricordo male, era stato dimesso dall'ospedale con la diagnosi di paziente affetto da deterioramento cognitivo e malattia cerebrovascolare. In buona sostanza, ipertensione arteriosa, ingravescenti deficit della memoria associata ad incapacità nell'assolvere le comuni attività quotidiane, deficit dei movimenti oculari di verticalità, bradicinesia. La domanda che si pone il perito è: quali sono in questi casi, cioè la scrittura è testimone di questo stato di salute? Sì, no, in alcune parti sì, in alcune parti no. Se noi andiamo all'immagine 7, infatti, ecco. Io ho portato questo esempio perché è il più eclatante e il più semplice. Sì, in alcuni punti la scrittura è testimone di uno stato di salute precario. Noi abbiamo le prime due cifre a sinistra, le prime due cifre. Mi sembra una mano tremolante che ha difficoltà a scrivere le prime due cifre. Cioè, però comunque già noi vedendo tutta l'immagine insieme, questi numeri insieme, già insieme ci rendiamo conto subito che ci sono diversi indici di incoerenza e di contraddittorietà, che comunemente noi periti chiamiamo indici di falsità. Tale circostanza chiaramente è sufficiente per escludere il requisito dell'autografia e dell'olografia. Ora, nello specifico abbiamo le prime due che potrebbero presumibilmente fare riferimento allo stato di salute del testatore, quindi del decuius. Abbiamo le altre due cifre, quindi 2 e 6, che invece ci raccontano probabilmente l'ausilio di una mano che guida e che quindi ne cambia la direzione. Lo vediamo dalla pressione, li vediamo dai rabberciamenti, dal fatto che proprio è come se ci raccontasse questo 2 e questo 6, ci raccontassero che ci sono due forze diverse, anche la pressione sul foglio, la pressione, le tratti esitanti, è come se uno volesse, è come una macchina con due manubri, insomma, uno vuole andare a destra, uno vuole andare a sinistra, esatto. E poi all'interno dello stesso testamento, magicamente, parte, come vediamo a destra, troviamo questo 1978, che è assolutamente fantastico, cioè sicuramente non è testimone di uno stato di sofferenza specifico, benché meno della sofferenza di cui una persona completamente diversa. Ma a parte che anche l'1 e il 9 sono totalmente diversi, primi due. Tra l'altro, se noi facciamo così già visto un confronto tra numeri, tra gruppo di omologo numeri, di numeri omologhi, cioè 1-9 a sinistra e 1-9 a destra, non sono affatto uguali, perché quello è un 1-9, l'altro è un 1-9, non sono affatto uguali. Quindi sì, è difficile, è molto difficile. Questo è stato un caso semplice, però la mano guidata si vede, si va studiando, si va facendo indagine, si va scovando, si capisce di cosa soffriva, qual era la situazione, insomma, in generale, e poi si trova la mano guidata, perché comunque in qualche modo anche la mano che guida ha una sua scrittura, ha un suo carattere, quindi inevitabilmente mette la sua firma, la sta mettendo la sua firma. Le sono mai capitati casi di contestazione di testamenti in cui il beneficiario è la badante e quindi i familiari, superstiti, figli, nipoti,
impugnano quel testamento perché no, ha dato tutto alla badante e quindi è certamente falso questo testamento. Sono capitati di questi casi, presumo anche quelli. Allora, io devo dire che in sede di giudizio mi dovrò semplicemente limitare, quindi non... Non è l'organo, né giudicante, esatto, è appunto un perito. Io mi dovrò semplicemente limitare per questi a dire casi, ecco. alla parte come consulente di parte o ai giudici come consulente d'ufficio se c'è o no l'ausilio di una terza mano. Però mi piacerebbe sottolineare qualcosa, sì, cioè far venire fuori un concetto. Noi sappiamo benissimo che la vita è una sfida e che diventa sempre più difficile non lasciarsi abbattere. Noi stiamo parlando di badanti e vorrei che si considerasse questa situazione anche da questo punto di vista. Meletti, che è un noto giornalista della Repubblica, racconta delle moltitudini di telefonate che arrivano spesso ai call center di persone anziane che vogliono chiacchierare, che vogliono fare una conversazione, che vogliono compagnia. Addirittura mi ricordo anche recentemente di un caso, non riesco ad individuarlo bene, però mi ricordo che ci fu un caso di un anziano che chiamò dei carabinieri perché voleva denunciare un non furto in casa, quindi diceva ci sono i ladini in casa, ci sono i ladini. Venite. I carabinieri subito si presentarono sul posto, si resero conto e che non c'era nessuno e che comunque la casa era ordinata, non c'era il segno di qualcuno che era stato lì e che rovistava. Uno dei due si è accorto, ha avuto quella sensibilità di accorgersi che l'anziano aveva chiamato semplicemente perché voleva compagnia. Si portarono quest'anziano a prendere un caffè, a prendere un gelato, comunque a fare una passeggiata, perché l'hanno compreso, quindi si trovano in questo stato mentale gli anziani. Ora, la badante, ritornando alla badante, certamente non è un familiare, però entra... Viene spesso criminalizzata, ecco. Sì. Come figura. Allora, diciamo che entra nella vita dell'anziano nel momento in cui per lui non è possibile vivere in autonomia. Quindi si va a creare, questo rapporto di dipendenza reciproca. Il fatto è, io parlo di fatti avvenuti, quindi non sto generalizzando, il fatto è che in questo rapporto di dipendenza reciproca qualche badante ne trae beneficio e magari se lo pone pure come obiettivo. E anche qui l'anziano si affeziona, perde la sua autonomia, si lascia andare a questa badante che, sebbene dietro compenso, si prende cura di lui, quindi si affida. Le sta più vicino dei figli e nipoti. E questo accade. La verità è che in realtà quando con il testamento il soggetto individua la persona a cui attribuire il proprio patrimonio, il testatore può attribuire tale bene ad una persona che per forza deve essere vincolata, vincolata appunto da un legame di parentela. Il testatore però, tuttavia, non è completamente libero, e questo va specificato, di disporre del suo patrimonio. La legge, infatti, tutela i parenti più prossimi riservando loro una parte di eredità che non può essere sottratta nemmeno con il testamento. Infatti, il codice civile, dagli articoli 536 a seguire, riserva ai figli, al coniuge e agli ascendenti eredi legittimari una quota indisponibile che varia a seconda di quanti eredi legittimari vi siano. In altre parole, gli eredi legittimari non possono essere arbitrariamente diseredati. Quindi, è vero che non può concedere tutto alla badante. Bisogna valutare tutte le condizioni. Poi questo è quando c'è il sussidio della badante, ancora di più quando invece tutto va alla badante. Bisogna anche in quel caso tenere in considerazione un po' di fattori. Per esempio, ci si può trovare davanti ad un reato di circonvenzione di persone incapaci. Quello diventa più complicato, però forse devi dimostrare anche lì. Sì, diventa più complicato, anche se vorrei citare la ratio dell'articolo 643 del Codice Penale quando dice: chiunque per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni e delle inesperienze di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei e per gli altri dannoso, quindi è punito. Non è semplice da dimostrare. Nell'uno e nell'altro caso. Cioè la possibilità bisogna capire. Dico, noi da un punto di vista come periti, da un punto di vista appunto peritale, ci limitiamo a vedere se c'è o no la presenza di una terza mano e se c'è anche o no la presenza di
di una persona che partecipa attivamente. Per esempio, in che senso che partecipa attivamente? Intanto quando partecipa con la mano, per nostra fortuna, riusciamo a scovarlo. Però noi delle volte leggiamo anche, cosa che non si fa, per esempio in grafologia non si legge mai il testo perché ci condiziona, ma noi guardiamo la scrittura nella sua forma. Invece in questi casi noi leggiamo perché anche il testamento stesso ci sta raccontando qualcosa. Il linguaggio usato, se noi troviamo all'interno del testamento, che so, un linguaggio Forbito, forbito o elegante, quasi elegante, giuridico, quasi di una giuridico, quindi persona che non ci ha mancato quei terza media. legalismi, quei termini tecnici che non sono specifici e riferibili ad una persona che magari non è avvezza ai legalismi Non o è un che non ha avvocato, non tutta è un questa dottore in cultura. pensione. Domanda, perché possono essere due le soluzioni: o qualcuno in maniera interessata sta influenzando, oppure semplicemente potrebbe trattarsi di un copia e incolla da una delle tante guide del testamento che si possono trovare su internet. Quindi È un mondo molto vario. è difficile, è Io ho delicato. soltanto un dubbio, siamo quasi nel finale di trasmissione. Tra gli incarichi che lei ha ricevuto ce n'è uno anche molto delicato, so che non voleva parlarne, ma noi non faremo nessun riferimento a luoghi, date o persone. Però si è trovato davanti anche ad un incarico di una certa delicatezza che anche lì purtroppo è molto attuale. Parliamo di bullismo, cioè di un ragazzino che è stato minacciato attraverso delle lettere con messaggi molto pesanti. E lei è riuscita con il suo lavoro appunto di perito, di grafologo, a individuare soltanto leggendo, soltanto tra virgolette, leggendo centinaia di temi di studenti che ovviamente non conosceva, a risalire proprio all'autore di quelle minacce. Sì, è capitato e mi è stato chiesto da questa scuola appunto di dare una mano perché c'era un ragazzo che era vittima di bullismo e questo si traduceva nella fattispecie in messaggi anonimi, in pizzini anonimi che lui puntualmente trovava dentro il suo diario con parole pesanti e che istigavano insomma ad atti estremi. Sì, in quel caso è stato molto difficile perché io ho dovuto avere come comparazione, ho dovuto analizzare la scrittura di 90 alunni, di 90 alunni. Ed è stato molto difficile perché nella fattispecie, in quel caso io mi ricordo che la scrittura era stampatello. È più difficile analizzare una scrittura stampatello piuttosto che il corsivo perché nel corsivo ci sono le personalizzazioni. Nello stampato invece no. Chiaro che un bravo perito, un bravo grafologo anche nello stampato va a guardare tutte quelle altre condizioni che certamente raccontano qualcosa, però è più difficile. Tanto è vero che nella vita, no? Quando io trovo davanti, devo fare l'analisi grafologica di una persona che mi scrive a stampatello, io so benissimo che questa persona in realtà mi vuole raccontare poco, perché lo stampato è tipico di una persona che si nasconde dietro un format, quindi ci mette poco di suo, perché lo stampato non è individualizzante, il corsivo sì, quindi io mi trovo nella fattispecie avanti uno stampato ed erano delle parole specifiche, quindi è stato arduo e difficilissimo. Io chiesi, tra l'altro, proprio perché mi serviva individuare proprio quel gruppo di parole, mi ricordo che chiesi ad un insegnante di dire a questi alunni, a mo' di esercizio in classe, a mo' di, insomma, di tema in classe, di fare l'analisi grammaticale e logica di determinate frasi, dove io all'uopo inserì all'interno di queste frasi che invece doveva poi l'insegnante appunto dare agli alunni, inserì quelle parole che erano le stesse che mi Interessavano. servivano nel confronto. È stato difficile, dopo diciamo un lavoro molto duro, è durato un po', siamo riusciti ad individuare insomma. Il ragazzino quindi poi ha ammesso di essere stato lui come autore di quelle E minacce. chiaramente il mio aiuto, diciamo, non voleva essere espresso poi in forma di denuncia, nel senso che la cosa doveva rimanere là. Io mi sono limitata, come mi limito di solito, perché io non entro nelle vicende, io mi limito a dare le mie conclusioni rispetto al quesito che mi viene posto. A quel quesito rispondo e altro non dico. Quindi io semplicemente, tra l'altro, non mi interessava neanche avere i nomi degli alunni, non mi interessava neanche, c'era la scrittura 1, 2, 3, 4 e così via fino a 90. Quindi io quando ho dato questa risposta ho detto semplicemente che con molta probabilità, con alta probabilità, queste lettere, insomma, che il ragazzo riceveva erano riferibili e quindi di identica mano del testo Numero, eccetera, numero eccetera, X, X. X.
E così poi è stato. E quindi non so poi cosa è successo. E così proprio poi è stato. Mi raccontano di sì, mi dicono di sì, mi dicono di sì. Anche questo è un caso veramente interessante. Siamo veramente in chiusura. Io sarei curioso, ma veramente proveremo a sfruttare la sua professione. Credo in futuro ci proveremo a avere la sua collaborazione, perché sarebbe curioso, per esempio, invece sottoporre proprio ad un'analisi più leggera, ovviamente, personaggi pubblici importanti. Io che so, basterebbe avere una frase in corsivo del primo cittadino, di un assessore, di un allenatore di calcio. Questo denota il carattere di una persona introversa. Io mi rendo conto che sta diventando quasi. Perché è diventata una moda. Ogni tanto mi capita di accendere la televisione e vedere. Assolutamente sì. Dalle trasmissioni più serie a quello, non voglio dire meno serie, ma sicuramente più leggere. Ballando sotto le stelle, sì. Si chiama. È che c'è il grafologo che va ad analizzare, cioè è diventata un po', devo dire, una moda, se ne parla, è venuta fuori questa... Interessante. Seppure forse oserei dire in una maniera un po' inopportuna. Cioè, già un po' banalizzano forse un po' troppo a volte. C'è anche una parte leggera del nostro lavoro, che è questa, cioè nel senso... Se voi in questo momento mi scrivete qualcosa, io certamente qualcosa ve la posso raccontare, però cioè, diventa la parte divertente, la parte... Però un po' lo temiamo, perché non vorrei uscisse fuori quella parte di carattere che noi vogliamo nascondere, però ci viene proprio messo in risalto al contrario. Allora, chi sa cos'è la grafologia e cosa fa il grafologo, non scrive mai. Ah, visto? Allora... Chi non lo sa, invece, lascia... carta bianca si direbbe in questo caso, non carta so, bianca. Devo rifletterci, anche se lo me lo so, facesse lo gratis, so. Devo rifletterci lo stesso. Non ne dubito. Abbiamo concluso questo spazio, dottoressa Genovese, grazie, perché è stata per me una puntata molto interessante e credo lo sia stato per chi ci ascolta da casa, perché si è parlato di argomenti delicati, di bullismo, di mano guidata, di testamenti, di contestazione, quindi è un lavoro veramente, credo anche affascinante, oltre che delicato, no? È affascinante. È affascinante, è bellissimo. Lei ha studiato a Roma, mi pare. Sì. Ho studiato sia a Roma che in Sicilia. A Roma come perito e poi in Sicilia mi sono specializzata nella grafologia, ma non, diciamo che io non ho mai smesso di studiare, perché in questa professione non si può smettere di studiare mai, perché poi si ha... il grafologo deve essere, è bruttissimo da dire, ma il grafologo in qualche modo deve riuscire ad essere anche un po' un conduttologo, perché noi abbiamo parlato parla di neurologia, di psicologia, deve saper leggere, quasi un investigatore, ecco, un po' tutto, un po' come il criminologo, deve avere più competenze che in qualche modo sono poi indispensabili, no, nell'indagine. E quindi sì, ho studiato a Roma, ho studiato anche in Sicilia, sto studiando ancora e non posso smettere di studiare se non voglio smettere di stupirmi, ecco, innanzitutto, appunto, e di stupire gli altri. Grazie, è stato veramente interessante. Grazie a voi. Anche voi ci siete seguito da casa. Grazie. Alla prossima con l'Indiscreto.